Ciao a tutte, come promesso farò qualche video in più sulle pappe che preparo a Leonardo e quindi ho deciso di riprendere il pranzo di oggi di Leo. Quindi faremo un riso con crema di spinaci e ricotta fresca. Prima di tutto di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno appunto degli spinaci per fare la crema. Io uso questi qui che sono gli spinaci baby, che hanno le foglioline più tenere e li farò bolliti. L'acqua sta bollendo, io adesso metterò gli spinaci all'interno del pentolino e aspetterò che si cuociano. Più o meno il tempo di cottura è di circa 15-20 minuti. Una volta cotti, gli spinaci li ho presi, li ho scolati ed eliminato anche l'eccesso di acqua. Adesso li metto all'interno del mio piccolissimo frullatore. Aggiungo la ricotta e sono circa 25-30 grammi di ricotta fresca. Non vedo niente con Leonardo. Potete aggiungere anche un po' di parmigiano, io non lo metto perché non ce l'ho e aggiungerò un filino di olio, cioè un filino, circa un cucchiaino di olio, vado un po' ad occhio, olio extravergine di oliva e mi preparo per fare la crema di ricotta e spinaci. Di là. Se non dovessero frullarsi bene, potete aggiungere tranquillamente un po' di brodo, come farò io adesso. Adesso la crema di ricotta e spinaci, che cercherò di amalgamare bene dopo, però si è frullata benissimo, la lascerò da parte. Dobbiamo ovviamente cuocere il riso, quindi cosa faccio? Prendo 200-250 grammi, di brodo vegetale, comunque brodo, che avete fatto ovviamente prima, io questo ce l'avevo conservato in freezer, l'ho scongelato, e lo portiamo ad ebollizione. Quindi io adesso pentolina verso il brodo. Aspetto che inizi a bollire per poi poterci versare il riso. Il nostro brodo sta bollendo, quindi io verso il riso. Abbasso la fiamma. E continuo la cottura fin quando il riso avrà assorbito tutto il brodo e ovviamente sarà poi cotto. Ah, il riso adesso è pronto, quindi lo versiamo, se Leonardo me lo fa fare, all'interno del contenitore dove abbiamo il passato, la crema di spinaci e ricotta, in modo tale da amalgamare bene il tutto. Ci sono, mamma. E adesso lo versiamo nel piattino dei nostri bimbi. Mamma mia, Leonardo.
piacere cucinare questi brodi. Non ho contato la quantità di riso che c'era, non l'ho pesata in realtà, però sono circa 3 cucchiai di riso per bambini. Questa è la pappina di oggi e nulla, spero la facciate provare anche ai vostri bimbi. A Leonardo piace perché già gliel'ho fatta provare. Quindi il nostro risotto per bambini con spinaci e ricotta. Ciao! Noi andiamo a fare la pappa. Ciao!